Marco Caligiuri suona il cajon, Piero Gallo suona la mandolina e alla chitarra c'è un amico che torna e che sono sempre felice di ascoltare, non solo io, si chiama Enzo Gragnaniello, Erba Cattiva. Io sono l'erba cattiva e sei certo non mora. Io sono nato pulito dall'aria tu dico, ma non vuoi sentire. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muore. Sto sempre aspettando che passa una frona e mi viene a trovare. Io non sento a nessuno, io non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in un mondo ti posso spiegare. Io non sento a nessuno, io non vedo e non parlo. I pensieri della gente che stanno in due mondo ti posso spiegare. E non tengo a nessuno, sono quell'erba gramigna. Sono attaccata a sto muro, sto chino di paura, non posso allucare. Sono aspettando una tempesta che mi porta lontano, che mi porta lontano, 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 tu posso campare. E non sento a nessuno, io non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che sta in un mondo ti posso spiegare. Io non sento a nessuno, io non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che sta in un mondo ti posso spiegare. A nessuno, io non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in due mondo ti posso spiegare. Io non sento a nessuno, io non vedo e non parlo. Mi pensiero alla gente che stanno in due mondo ti posso spiegare. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muoio. Io sono nato in tanto. Io sono l'erba cattiva e stai certo non muoio. Mamma mia, mamma mia. Allora, fra l'altro, ci sono, come si dice a Napoli, non dei fan, dei tifosi qui. Perché, allora, Nicola Gelo è venuto come cantautore un po' di tempo fa e oggi è venuto da dove viene? Da Trento? Da Trento. Per ascoltare lui. Per ascoltare Enzo, sì. Perché mentre tutti dicevano che lui era ispirato ad Andrea, lui mi ha detto, no, io sono ispirato da Enzo Gragnaniello. È una musicista che ascolto, mi piace tanto.
dietro la musica di Enzo ci sono i millenni della storia a cui appartiene. Quello è. Tra l'altro lui ha fatto L'erba cattiva, tu mi dicevi che San Papier, che era il libro... Allora, San Papier, la mia canzone, io l'ho tratta da un libro di poesie che si intitola Gramigna, come L'erba cattiva di Enzo. Poi tu hai chiesto una canzone a lui di fare, quale? Vasema. Adesso veniamo qui. Lui è Gennaro, duca di Bentivoglio, ti ho coinvolto, hai visto? Tu non sei mai venuto, per Enzo sei venuto. Certo, è il mio cantante preferito. La mia canzone preferita è Vasema. Pure scrivi te. Una canzone per mia, ma tutte e due. Però Vasema è quella che ascolto frequentemente. Allora, Enzo, ci fai Vasema? Gentile richiesta. La gentile richiesta. Pensate, no. Vasema, poi parlammo. Va bene, no, è per essere. Ma Vasema è un classico, giusto? Ma in che senso? È una canzone che ho scritto io un po' di anni fa. Però è diventato, sembra un classico napoletano. Cioè Vasema mi sembra che sia una canzone. E io di dove sono? Di Udine. No, la cosa bella è che io l'ho incisa 15 anni fa sta canzone, no? Aspetta che arrivo da te. Quando l'hai scritta Vasema? Una quindicina d'anni fa. E l'ho incisa pure 15 anni fa. Ospetekfis, il film Napoli Velata. E la fece cantare ad Arisa questa canzone. E fu la canzone proprio del film, diciamo, nel finale, sai. E da allora questa canzone ebbe un grande successo. Voglio dire, cantata da me, ma perché poi non c'era promozione. Invece il film l'ha portata, capite? Insomma, perciò io credo sempre quando una cosa è bella, alla fine prende forma. E grazie a Ospetek che ha scelto questo brano per il suo film, questa canzone ormai perlomeno a Napoli è diventata un classico, come dici tu. Vasema, Enzo Gragnagnello. Chi volesse diventare un albero rosa fa sentire l'addore chi sta amore, mi volesse addiventare un po' che sole, ti fa sentire il calore chi sto bene, mi volesse addiventare un po' che vento, per trasica forza dentro la bocca tua, mi volesse addiventare con mio silenzio, per poter sentire te respiro tu, Vasema, perché stavolta Vasema, crirama, o non ti cerchi più, Vasema, perché stavolta Vasema, crirama, ma non mi cerchi più. E volesse addiventare polline vase, per poter carengo per capire tuoi. E volesse addiventare magari suon, vada fa sonna che tu mi circa a me, Vasema, perché stavolta Vasema, crirama, ma non mi cerchi più. Thank you.
sa davanti un albero rosa, ma ti fa sentire la dura di questo amore. Chi vuole sa davanti un po' di sole, ma ti fa sentire il valore di questo bello. Passami, perché stavolta passami. Crirami, ma non mi cerchi più. Passami, l'ultima volta passami. Ma non ti cerco più. Crirama, ma non ti cerco più. C'è. La cosa incredibile è che, vieni qua Andrea, che Andrea Ra, che è un bassista rock da matti, è qui che dice bellissimo. È bellissimo, è proprio bello. Cioè ero rapito, infatti stavo vicino a Morena, ho detto sono un tifoso anch'io, capito? Ormai sono tifoso. Tifoso. Però voglio fare una roba, ok? Aspetta, guarda. Siccome l'ha cantata sempre accanto a me, aspetta, questo microfono, va questo microfono, mi accendete questo microfono? Ok, vieni qua. Siccome, la puoi rifare che la canta lui? L'ha cantata sempre, si canta a me. Vasami, accompagnalo, cantiamoli insieme. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. La conosci tu? Cantiamo perché adesso mi emoziona. L'ho preso in contropiede, sai che qui accadono cose che voi umani non potete immaginare. Prendi il microfono, aspetta che lo libero. Ecco fatto. Vieni qua. Vediamo uno. Di dove sei originario tu? Sono di Foggia. Lui è di Foggia, però vive a Trento. Sì. Tu sei di Napoli. Vabbè, vediamo che succede. Provate a fare. Il sud risponde. Vai. Nicola Gelo, Enzo Gragnagnello. Volesse diventare un albero rosa, ma ti fa sentire la dura di questo amore. E volesse diventare un po' di sole, ma ti fa sentire il calore di questo bello. E volesse diventare un po' di vento, ma trasica forza dentro la bocca tua. Chi volesse addavantare con mio silenzio, ma poter sentire tutte le respiratori. Fasamo, che stavolta fasamo. Per poter cadere per capire tuoi, e volesse diventare magari suono, per te fa suona che tu mi cerca a me. Fasama, perché stavolta fasama. Grirama, cerca più solo.
l'addore chi sta amore. Chi volesse addavantare poche sole, ma da fa sentire calore chi stupe. Questa volta passa, caira me, non te cerca più. Passa, l'ultima volta passa. Nicola, non ti sei goduto niente, tenevi sempre gli occhi chiusi, cioè, col ti sei goduto, eh? Ho chiuso gli occhi, ho chiuso gli occhi. Allora, mamma mia ragazzi, vedi. Allora Enzo, dimmi caro. Tu stai facendo uno spettacolo, stai ancora facendo uno spettacolo con Marisa Lorito? Sì. Sì, che si chiama Vassem, non a caso, si chiama Vassem, Amore rivoluzionario. Ecco, e tu hai, fai una canzone che uscirà, cioè c'è una canzone che uscirà presto, il primo marzo. Sì, uscirà un singolo in tutte le piattaforme, sulle piattaforme. Dove? No, sono curioso di sapere dove. Dove? Io quando pensi in piattaforme penso a quelle del petrolio, là. Pensi il petrolio, no? In piattaforme. E quindi dove esce? Sulle piattaforme. Quali? Quale? Dimmi. Spo... Cosa? Spo cosa? Spo, spo, spo. Nessuna esclusa. Cosa? Nessuna esclusa. Insomma, vabbè, YouTube, sta roba qua. Insomma. YouTube? Tutte quante. E quelle altre quali sono? E non me la ricordo, non me la ricordo. Spoli. Ma veramente, no. Aspetta, fammi pensare. Sta pure Amazon in mezzo. Come? Amazon. No, e tu le conosci? Io sì. E dillo tu, che mi fai un piacere a me. Fai. Spotify. Poi? Spotify. Come si chiama il brano? L'amore è una rivoluzione. E cosa vuol dire? Che l'amore oggi è facile essere fetente, cattivo, insomma, è come, sai, è come bucare quattro ruote a uno di nascosto. Invece la cosa bella è se tu gli dai una mano a montare le ruote sotto la maglia. E l'amore, diciamo, è quella potenza oggi che arriva dritta nell'anima delle persone. L'amore è l'unica forza che esiste, l'unica cosa bella che ci rimane, è la vera rivoluzione. La rivoluzione non si fa con le guerre come quelle che stanno facendo in Palestina, ammazzando tutti quei bambini, insomma, una cosa allucinante, una cosa che io, per l'amor di Dio, proprio non voglio nemmeno pensare. L'amore, cioè, l'amore pensa che è tutto il contrario di come stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo tutto il contrario dell'amore, cioè noi siamo qui per alimentare questa energia che si chiama amore. C'è questo nome, amore, però quella è un'energia potente che mantiene tutto l'universo, insomma, l'amore. L'amore ti fa uomo, ti fa elegante, ti fa bello, l'amore ti fa gentile, sensuale. Ti dà tutta la bellezza che si può dare a quello che ti circonda e a te stesso. Queste guerre sono primitive, la violenza è primitiva, il volgare è primitivo, il volgare sta uccidendo
la bellezza, la gentilezza, il volgare. Perché uno usa il volgare perché è debole, uno stupido, e usa questo linguaggio perché e si crede di essere, capito, di stare ai tempi, cioè un duro. Insomma, voglio dire, cerchiamo di calmarci un poco, perché i duri devono lavorare, è meglio andare a scaricare lo zucchero sugli autotreni, là, come lo facevo io quando tenevo 15 anni a Milano, mi misero a scaricare i treni, ogni sacchetto era 60 kg. Una cosa, io tenevo, ero un fisico, diciamo, non forte come loro. E io, boom, quello è essere duro, cioè, là volevo essere duro a mandare un sacchetto, ma no, a dare le pugnalate a un altro ragazzo, cioè, così cammino col coltello in tasca, così sono duro, capito? Se tu mi dici una cosa, io per far vedere alla ragazza che io sono un duro, ti do a coltellate o ti sparo, insomma, questi saranno. E questa cosa qui appartiene ai poveretti, ai deboli. Mentre invece le persone forti, dure, forti però, sono gentili. C'hanno il sorriso, parlano bene, ogni parola è magica, c'è un bel suono, anche la voce. No? Si usa spesso anche usare questo suono gutturale, no? Come fanno i cani quando si fanno il territorio. Così. È tutto. Usando questo suono pensano che sono... Quella invece è la debolezza, è il vuoto, è l'oscurità che stanno vivendo e non lo vogliono ammettere. Come lo stanno vivendo anche questi capi politici, questi qua, che anziché di essere saggi e intelligenti, si stanno manifestando dei soggetti sociali non identificati. L'amore è? È una rivoluzione. Enzo Gragnaniello. Però speriamo che me la ricordo, perché... no, me la ricordo sicuramente, però più o meno fa così, partiamo così dicendo più o meno fa così, poi quello che ne viene, vediamo. Creando una refa tienda, senza coscienza e una spina dorsale, stanno atterrando puro paraviso, perché l'amore già se l'hanno acceso. Stanno creando una rembrigliuna, pure che onesto fanno fora ambresse, stanno atterrando storie pure sante, sono sempre stesse furbie malamente. Solo l'amore è una rivoluzione, e tutto resta è solo un'illusione. Non serve a niente a tu mi porti rosa, se tu non vira primo cuore a tutte case. Amore, 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 amore mio, l'amore vero è quando si erba a Dio. Amore, 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 amore mio, l'amore vero è quando si erba a Dio. Si dà riguardo tu ci hai fatto male, un dramma può far male ancora, in questa vita a noi ci servo bene, perciò state lontano tu e bucine. L'amore è una rivoluzione, è tutto.
non serve a niente che tu mi porti il rosa, se tu non vedi prima ora tu stai casa. Bellissima, ma cioè, Piero, ma tu c'hai il wah wah, cos'è questo affare qui? Questo è un whammy, in effetti ti alza l'ottava. Prima sentivo svisate, dico, ma che cavolo è che sta svisando? Te? Sì, fa sentire. E atterro. È un modo per volare. Ti piace? No, tu sei fantastico, la tua mandolina fantastico. Poi avete aggiunto Marco Caligiuri che però suona con... Da quanto tempo suoni con Enzo? Più o meno una decina d'anni, no Enzo? Ma quando hai iniziato che eri un bambino? Sì, abbastanza, sì. Mone ho 43, 33 anni. Ah, e non li posti 43? Mi porto giovanile, quello è. Quello, il segreto. Ma lui è un batterista straordinario. Poteva suonare la batteria, ce l'abbiamo anche la batteria. Sì, lo so, però in questo contesto è meglio che suono una cosa perché è più acustico, capite? È più comprensibile la cosa. La batteria, già non c'è il basso, è un casino. Sai che la batteria ci vuole basso, no? Certo, so che la batteria ci vuole basso. Si può fare pure senza, però insomma è un po'... Attaccare Andrea Rama, non credo, perché altrimenti mandavamo la batteria, ma poi c'è suo figlio, beh, dopo. Senti, volevo dirti una roba. Io mi ricordo ancora la prima volta che ascoltai Stu Criata a casa tua. Tu l'avevi appena registrata. Ma te che non penso tanto tempo fa. Ma certo, venimmo a casa tua, c'era anche Bruno, c'era De Lange, c'erano... Eravamo lì e ci facessi ascoltare Stu Criato con queste bellissime similitudini, cioè accostamenti, no? Che la, a Dio mi colpiva la morte e la vita stanno vicine a casa ma non si possono appiccicare, tutte queste cose. Ah, aspetta, ricordi? Sì, sì, vabbè, quello è un brano, io l'idea musicale, diciamo, un po' come fanno col blues, no? Gli americani hanno il giro, cioè un giro blues che è fatto di 4 a 5 accordi, eccetera, è sempre quello. Poi, invece noi, comunque al sud abbiamo un... abbiamo una canzone che ha un giro armonico che fa la ballata del Gargano, però io più o meno anziché di mettere questi 5 accordi ne ho messi solo 2 e l'ho resa un po' più d'autore, no? Come melodia, non è proprio cantata con quella cosa lì. E su questo movimento io ho scritto queste parole, che mo te le faccio ascoltare, le vuoi sentire? Come no, è una delle mie canzoni preferite. Capito, è Stu Criato, Enzo Gragnaniello. Vabbè, allora... O
o sacci solamente che la caccia passata quando l'angelo è volato, che la caccia passata quando l'angelo è volato, quando l'angelo è volato, la caccia passata. Una voce mi ripete, non perdere più tempo, cerca d'essere felice. Non perdere più tempo, cerca d'essere felice. Cerca d'essere felice, non c'è sta tempo. E cantano all'uscita, e cantano soltanto quando è santo un pensiero. E cantano soltanto quando è santo un pensiero. Quando è santo un pensiero, canta all'uscita. La notte delle stelle, le stelle hanno brillato fino a quando le guardate. Le stelle hanno brillato fino a quando le guardate. Fino a quando le guardate, hanno brillato. C'è come a pesce, mi mette un coppo a fuoco, chi la ca non è capace, chi la ca non è capace, metto fuoco sotto la pace, metto fuoco sotto la pace, chi non è capace. La bocca è come il rose, quando parla d'amore, le mi spina in di parole, quando parla d'amore, le mi spina in di parole. Levi spina in de parole, si dice amore. La vita è come la morte, stanno vicine case, non si vanno a piccica. Stanno vicine case, non si vanno a piccica. Non si vanno a piccica, solo una cosa. E tu figlie Maria, tu non si manca nato, già sei stato condannato. Si manganate, già sei stato condannato, già sei stato condannato, appena nato. E figli son che di e non si tocca niente, quella che è stata criata, quella che è stata criata, non ce l'hanno mai imparata, non ce l'hanno mai imparata, chi sto criato. Non ce l'hanno mai imparata, chi sto criato. Non ce l'hanno mai imparata, chi sto criato. Enzo, vieni qui seduto un attimo, che parlammo un po', dai. Allora, Enzo Gragnaniello è un artista, secondo me, incredibile, perché per tanti motivi. Tanto per cominciare, c'è un filosofo dietro di lui. Tu sei anche un po' filosofo, io mi ricordo. Fai dei disco, anche prima il monologo che hai fatto sull'amore e la rivoluzione, è bellissimo, è da prendere e da far ascoltare i bambini a scuola. Beh, insomma, io, guarda, io sicuramente quello che canto e scrivo non sono cose pensate, sono cose ispirate, sono sensazioni che sento e le scrivo. Sa un po' come la telescrittura, no? Sai che... E poi dopo mi rendo conto insomma, che sono dei testi insomma, interessanti, ma pure per me, perché poi anche io da questi testi capisco un sacco di cose. Cioè, dentro ho questa sensibilità, lo sento la cosa dove vuole arrivare, capito? Però non lo so, filoso, ma ricordi
della corrente. No, filosofo, filosofo è uno che insegna con quello che è. Le tue canzoni insegnano, alla fine. Insomma, ho tanto da imparare ancora, però, insomma, sentendo quello che sta succedendo, pure musicalmente, io poi, per esempio, non ho cantato una strofa nell'amore, l'amore è una rivoluzione. E quello, aspetta, diceva, hanno creato un mondo scostumato, dove ad un volgare uccide la gentilezza. Ormai comanda chi non sa niente, non sa. Ormai comanda chi non sa niente. No, aspetta. Ah, non c'è sta niente, dice, non c'è sta niente, ma anche niente in canzone, una cosa che, insomma, capite, cioè dobbiamo stare attenti, perché oggi veramente hanno creato un mondo senza sensibilità e cose. Allora è chiaro che queste cose oggi sono un po' passate, capito, come una cosa, cioè, si è venuto a creare, certo, una situazione da 30 anni a questa parte. Ma Enzo, il fatto di avere una bimba piccola ti ha cambiato qualcosa? Ma sicuramente, insomma, solo a guardarla, come dissi, cioè, vedi, la mattina, no, quando la vedo, lei dice, ma com'è? Ma fa così e mi sorride. È una cosa incredibile. Tu dici, com'è fatta Dio? Ma Dio non c'ha una. Io penso che è la bellezza Dio. E lei è di che parla, perché è una bambina che ti sorride, dice così, basta che ti guarda. Io là vedo Dio come è fatto, per esempio, ecco, che l'effetto che mi fa, insomma, non si può spiegare, un'emozione veramente. E allora la devo, come dire, la devo sostenere, la devo, capito? Questa bambina deve crescere in un mondo pulito, in un mondo che mo. Ma quando vedo i bambini mi viene una cosa, cioè sempre, io poi negli anni 70 scrissi una canzone, negli anni 80, che si chiama proprio Il Creatura, che diceva, Il Creatura, va cima le strade nuove e chi ne giura, va cima le scanze chiave di paura, mettimolo sotto i piedi, verde a vita. Mettimolo sotto i piedi, verde a vita. Ecco, noi bombe, diciamo, i bombe, sai, esistono i bombe per i bambini, insomma, perdono le gambe. Sì. Ma mettimolo sotto i piedi, verde a vita, no? Ma tu parli di Dio, ma tu non sei religioso? No, ma me non sono religioso. No. Cioè, tu non sei, sono, no, sei non spirituale. Sono spirituale, esatto. Non sono, non appartengo a nessuna religione, però basta che guardo le stelle, cose, mi rendo conto che vivo in una magia enorme. E allora, cioè, anziché di stare triste, ecco, quella è una volta che tu hai preso il filo in mano dell'aquilone e ti lasci andare, vedi che capisci un sacco di cose. La libertà è fatta, non è una cosa che si mangia, la libertà è una presa di coscienza. E quando si prende questa presa di coscienza? Quando una persona viene alimentata con la poesia, con la bellezza, anziché della violenza, se no ti incazzi pure tu, capito? Andiamo a finire tutto nell'oscurità. Io stavo scrivendo l'altro giorno una canzone, si chiama Tutti al buio, come se stessimo tutto al buio, nel buio, sai, nel buio tu vai a finire con la testa vicino, ci facciamo testa e testa, capito? C'è bisogno di luce, ecco, questa è la mia religione, la luce, la voglia di...
te si è sganciato il microfono. Quello sono le energie che non vogliono che io dico queste cose. A te ti piacciono, sì. Io credo nelle coincidenze. Le coincidenze sono anch'io, anch'io. No, la gente ti piglia per pazzo, sai? Sì. Lo sai che tu sei portato come un pazzo sfrenato? Davvero? Ti dicono questo? Sì, ma che? C'è tu, ma ti ringraziate la Madonna, faccio io, che quella dice una cosa che voi non avete il coraggio, perché non ci siete ancora arrivati a certe cose. Cioè, anche quello è interessante, no? Non potete avere 2 più 2 fa 4. E invece noi dobbiamo imparare che 2 più 2 fa 19. Ah, sì? Sì, perché non lo sapevi tu. No, mi manca questo. Come no, me lo dicono sempre. Che ti dicono? E dico, ma hai visto Red Ron? Sanno che noi siamo amici, no? Ci hanno visto spesso insieme. E dice, ma che l'ho sentito parlare degli extraterrestri, cose. E meno male, perlomeno che c'è il rock, parli degli extraterrestri, ma voi che parlate? Solo dei guai. Non risolve, invece già è più interessante, no? Ma nemmeno più Spielberg parla degli extraterrestri, perché è un patriota, anche lui si è scoperto, sai che lui, il fatto che poi da quando sono cadute le torri lui non ha fatto più i film sugli extraterrestri. E come mai? E che lo so. Ma tu ci credi agli extraterrestri? Io ci credo, no, da mo, da sempre. Ma tu hai anche visto, mi sembra. Io, guarda, allora, non li ho visti chiaramente, però molte cose mi sono successe, insomma. Per esempio, mo ti dico una cosa, questa è una cosa, quando io andai a New York, no? Quando sono tornato a Roma, nell'aeroporto, ho preso la macchina e c'era una strada buia, stavo camminando e stavo io, allora la mia compagna Rosalba si chiamava, io e Rosalba stavamo camminando e vedo una cosa che di scatto, una luce che spua e si ferma. Ho detto, Rosalba, ma hai visto pure tu? Sì, ho visto quella. Siamo scesi dalla macchina e l'abbiamo guardata. Poi ne è arrivato un altro a fianco. Guarda, ti giuro su questa bambina, mia figlia, no? A un certo punto queste due cose fanno così. Pum, trum, pum. Fanno un disegno. Spruzzano via. Che poi mica siamo all'ultimo in l'anno, cioè mica siamo a Capodanno, ci stanno i fuochi d'artificio. Era un giorno, non era Capodanno, capito? E poi era nel cielo. Ecco, insomma, voglio dire, non solo quello, poi non mi va di parlare di queste cose perché dopo ti dicono che sei matto anche te. Che sono pazzo. Però è stato veramente. Tu lanci il sasso e nascondi la mano, però sto giro, lanci il sasso e nascondi la mano, dice, ho visto, però non. Una patrilla, una manella. Esatto, chiama. Bravo, quella lì. Ma guarda, insomma. Ma uno che parla di queste cose è bellissimo, perché parlare sempre delle cose pesanti, insomma, c'è qualcosa che ti... Bisogna andare un po' oltre il naso, perché stai dentro, sai, poi hai le tue paure. Io più che parlare, io faccio parlare. Io faccio parlare anche dell'importanza della preghiera, ad esempio. Ma tu hai intervistato veramente delle persone intelligentissime. Sai, per esempio, a differenza di un intelligente e uno che sembra intelligente, è che quello che sembra intelligente cerca di farti capire che è intelligente e qualcosa vuole, mentre invece la persona intelligente non vuole, sa che fa? Non vuole essere nessuno, se vuole godere le stelle, il mare, la poesia, sentirsi una buona musica, ascoltare, ecco. E poi l'intelligenza esiste solo quando tu hai scoperto tu chi sei, quella è intelligenza, hai capito? Tu l'hai capito? Io? Sì. Non lo so, sì, a volte sono interferito da qualcosa... Da delle frequenze basse. Non lo so, ma comunque voglio dire, io non è che sto qua a dirti che
non so fare né miracoli, non so fare niente, so solo cantare spero di emozionarti. Tu fai una canzone che mi emoziona, non è un miracolo? Beh, può essere, sì. Sì, perché noi siamo abituati che i miracoli sono quello che fa vedere quello che non vede, no? Oppure quello non c'è ancora riuscito, perché Piero Gallo, che sono contento da tempo, c'è. Continua a non vedere. Continua a non vedere, però insomma, io gliel'ho detto, può darsi pure che tu mo devi vedere dentro di te meglio delle cose. Poi, certo. Poi all'improvviso poi vedi tutto. Che ti ha detto? Aspetta che arrivo col microfono, Piero. Lui mi ha detto: è meglio che non vedi, così non vedi tutti questi scemi che ci stanno in giro. Noi scempi. Lui ha detto: meglio che ti isoli, non ti perdi niente, sostanzialmente. Così ha detto. Ed è vero, guarda, sotto un certo punto di vista. Secondo te tu suoni così bene perché ci vedi quasi nulla o ti aiuta nel suonare? Attualmente mi ha migliorato da quando non vedo, anche perché la mia non vedenza, la mia ipovedenza è stata una cosa graduale, un po' alla volta. Chiaro, adesso che cosa succede? Che mi annoio moltissimo, non posso fare nulla, non so mettere neanche una presa in una spina. E allora sto a casa e sto sempre con questo strumentino in mano e mi metto non a studiare, a suonare. E quello poi dopo mi ritorna molto utile quando poi accompagno Enzo, andiamo a suonare, eccetera. Questo sì, poi io penso che le cose belle si facciano sempre con gli occhi chiusi. Questo è importante, chiaro? Tu pensi le cose più belle si fa anche il dolore forse si vive con gli occhi chiusi, però secondo me l'intensità dell'emozione si vive con gli occhi chiusi, non vuoi vedere. Enzo, ma dimmi. No, dice, metti i microfoni vicino. No, vabbè, ma Piero al di là di tutto è un grande talento, non scherziamo. Lo so, lui... Per suonare uno strumento così piccolo e fare uscire una musica così grande non è da tutti. Che canzone vuoi fare? Ma non lo so, domandiamo a Piero, io a volte te lo dico a lui, ma che vogliamo suonare? Se fai tu la scaletta, io non faccio fare tutto... Piero, che secondo te... Che facciamo? Ha ragione, sono tutte belle le tue canzoni. È imbarazzante. Scegline tre o quattro, Piero. Urlalo. Vuoi sentire qualche... Dimmi, torna ad una luce che torna di qua. Canzone d'amore. D'amore, ma poi le canzoni medie. Cioè, tue canzoni sono tutte d'amore. Non sono d'amore quelle lì. No, ma le tue canzoni buttano fuori amore. C'è cioè, amore nel tuo ecco, tutte. Però sono. Non so. Ci sta una canzone che io scrissi tempo fa. Più o meno parla di. Insomma, è autobiografica. Si chiama. Lo chiamavano Viente Terra. Sì, Viente Terra, che eri tu. Non eri Viente Terra, è un gioco. Sì. Un gioco che facevamo quando eravamo ragazzi, buttavamo tutti i bidoni della spazzatura a terra. Mi sono tagliata la mano, mi tagliai la mano e andai all'ospedale. Da quel giorno non ho voluto giocare più. No, però abbiamo delle richieste. Cosa avete delle richieste? Misteriosamente. Misteriosamente. Poi no, aspetta, Viente a terra. Poi. Quali altre canzoni, ragazzi? Senza voce. Sono canzoni d'amore. Appunto. L'amore è una rivoluzione. Certo. Allora, vai con Viente a terra, misteriosamente e senza voce. Senza voce. Già ne tenimmo tre. Sì, hai fatto la scaletta? Boh. No, l'ho fatta, l'hanno fatta gli altri la scaletta. Non vuoi pensare che sensazione... Cioè che... Che cosa? Che esigenza c'ho di suonare adesso? Che esigenza c'hai tu? Quale esigenza c'hai tu? Vabbè, come hai detto tu. No, voleva iniziare con misteriosamente. Vuoi iniziare con misteriosamente? Sì, è più... Buono. Perché Viente Terra è un po' più... Misteriosamente, poi senza voce. E ti fa fatica Viente Terra? Perché ti ricorda che ti hai tagliato la mano? No, a me piace, però...
È quella che hai scelto tu? Quella, beh, quella è, c'ha un sound tutto suo e noi speriamo che la non la faccio mai, insomma, così in questa situazione. Beh, c'è stata tutta una... Vabbè, no, allora... Misteriosamente. Ok, dammi il microfono. Enzo Gragnagnello, la cosa bella è avere il tempo. Ecco, quando mi dicono quando torni in televisione, questa è la vera televisione. In televisione ci sarebbe qualcuno che dice taglia, c'è tempo. E invece le pause sono bellissime nel discorso. Enzo Gragnagnello. Vai Enzo. Misteriosamente si è accungiata sta giornata. Stevo con pensiero che tu non tornavi più. Ma in un momento si è cagnata la situazione. T'ha già vista meglio sotto la luce chi sta amore. Guarda che sto cielo come azzurro in quella nuvola. Ma se non è amore sotto il nuvola ce fa campare. Il tempo passa e ci fa chiagnere. Levammici tutte queste maschere che vengono. Vicino a me c'è un vero caccio conosci. Parlammici prima che se ne traso su. Innamorata a me, so attaccato senti me. Come fosse niente, ma mi trovo sulle dinto vieni. Come azzurro in quella nuvola. Ma se non è amore sotto il nuvola ci fa campare. Chiarimmaci con il tempo passa ci fa chiagnare. Lavammici tutte queste maschere che vengono. Vicino a me se ho vero che ci conosci. Parlammi prima che se ne traso su. Parlammi prima che se ne traso su. Ma che vuoi fare adesso? Lo chiamano Vientaterra o
Senza voce. Senza voce. Che cos'è senza voce, Enzo? Che canzone è senza voce? È una canzone d'amore, cioè senza voce vuol dire che quando c'è l'amore veramente si può dimostrare anche non dicendolo, non capito? Si può trasmettere, ecco, fare di tutto per trasmetterlo senza la voce, senza parlare, senza dire niente. E mo te lo dice la canzone, se no... certo, senza voce, capito? Come ti fa a spiegare delle cose, insomma? No, hai ragione, come faccio a chiederti di spiegare una canzone che si chiama Senza Voce? C'è proprio una domanda del cavolo. Appunto, meravigli di te che sei intelligente. Sai, da quando parlo degli alieni non sono più connesso col... Ma fin quando parli degli alieni io mi piace molto, insomma, mi parlo sempre degli alieni, credimi, è una cosa, ma perlomeno vedi altri mondi, capito? Esploriamo altri mondi, sa? Perché tu credi di essere normale? Non penso, però insomma sto facendo di tutto per diventarlo, però non ci riesco, che già fa. Tu pensi di essere un terrestre? Ma stando sulla Terra, per il momento appartengo al genere umano. Per il momento hai detto appartengo al genere umano? Per il momento. E prima? Non mi ricordo, ancora mi devo ricordare. Io sto qua per ricordare chi sono. Credi che non sei stato mandato qui per aiutare le persone? Vabbè, può darsi, io non dico mai... Può darsi, a volte veramente mi sento molto lontana da un modo di vivere terrestre quasi, ma capite, mi sento un po' distaccato. Poi faccio di tutto. Per adeguarti o per scappare? A volte per scappare, a volte per adeguarmi, perché poi insomma... Gli esseri umani sono interessanti, sono belli, cioè confrontarsi. Lo stai dicendo come un extraterrestre che viene e dice: gli esseri umani sono interessanti da vedere. È vero, ma mi viene spontaneo, che non lo dico. Sì, ma pure tengo in mano il naso che respira. Per respirare, perché spesso molti di loro ce l'hanno per altre cose. Sì, senza voce, Enzo Gragnaniello. Guardami da luce amore, ti voglio ridere ancora, aspettare una sera che si fa nero uscire, e se ne scendo solo, se ne scendo ancora, si moresta su. Parlami do suono amore, e non mi scede no, non me ne importa niente, si passa ancora un tempo, a te non ti fa niente, a me sapiglio vento, insieme a luna argente che ha già stipato a te. A te. Parlami d'amore, amore, lascia in terra croce, parla senza voce, senza più parole, che mi fanno male, faccio male il cuore, se non c'è st'amore. Parlami d'amore, amore, e lascia in terra croce, parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore,
senza più tormenta. Poi ci penso io a ci fa libera. Se fanno l'uscita, se ne scendo solo, se ne scendo col, si mo resta solo. Senza voce, senza più parole, da ma fanno male, fa più male il cuore, se non c'è st'amore. Parla ma d'amore, amore, e lascia in terra la croce. Parla senza voce, senza più paura, fa parlare l'amore, senza più tormento. Poi ci penso io a ci fa libera. Cioè, sono tutti tifosi. Fabio, vieni dentro, Fabio Maccagnino. Anche Fabio Maccagnino, che è un cantatore che si viene dalla Calabria. Ti piace? Ma è un mago, è magia pura, veramente. Grazie, sono emozionato, io non sapevo ci fosse lui questa sera, sono veramente emozionato, insomma, che dire, è una magia, e per chi poi attinge come me alla musica popolare regionalista, diciamo, insomma, è maestro, ecco, quindi solo questo. Ci vediamo dopo. Senti, Viente a Terra la vuoi fare o no? L'accenniamo, se non ce la faccio, no, non è che non ce la faccio. Non... Guarda, ti vorrei ricordare che l'hai scelta tu, la canzone Viente a Terra. Tu hai detto vorrei fare Viente a Terra. Io l'ho detto. Tu l'hai detto. Lo so, vabbè, la facciamo. È un po', diciamo, che non la facciamo da un sacco di tempo, perciò. Hai dato un titolo a un tuo album. Lo so, e poi tra l'altro ha vinto anche il quarto premio Tengo, questa... Cioè, tu una canzone che ha vinto il quarto premio Tengo, dal titolo alla volontà... Okay. Vai! Viente terra, a tu passava che arrivano in terra, tutti bidune la spazzatura, ora sti vasce fuori per tu. Quando tenevi capillo lungo, la gente diceva che chilla è drogato, quando pigliava chitarra a mano, la gente diceva che chilla era strana. Era soltanto un buono guaglione che a mezzo all'altro faceva rumore, questo rumore non era contento, pigliai la vita e buttai l'indovina. A 15 anni c'è un coppa un treno, correva lontano, correva a Milano, senza una meta, senza programma, come un topo rubava in di tram. Se facettano sacro amici, vogliono lo sud e senza una casa, s'appicciavano le sigarette, ogni fumata passava una notte. Dopo 3 anni a dormirmi via, la saglio un po' di malinconia,
se piglio treno e fammi su un biglietto, ma quando torna nessuna l'aspetta. Meglio una camminata, un po' pasti, scoglie Santa Lucia, meglio dove sto sola, dove sta tutto e pure niente. Meglio una camminata, vicino mare, vicino vino, meglio dove sto sola, dove sta tutto e pure niente. Senza lavoro, senza una lira, senza ragione, viene una macchina senza padrone, se butta rindia comincia a fuir. Roppano poco, già l'hanno bloccata, rindano carcere, l'hanno portata. Passare in notte, rinda una cella, senza una carta, senza una penna. Ogni pensiero sapevi mare, e ogni suono sonnava a te. Rosa Rosetta, ma t'ho bancata, chi lo voleva? Soltanto a te. Meglio una camminata con pasti, scoglie Santa Lucia, meglio dove sto sola, dove sta tutto e pure niente. Meglio una camminata vicino mare, vicino vieni, meglio dove sto sola, dove sta tutto e pure niente. Dopo passata che sta avventura, fora sti cielo, fora sti muri, trova una folle disoccupata, trova una voglia di ribellare. Scrive canzoni che parlano di vite, gente che soffre, gente che ride. Scrive canzoni per gente sola, ma gente sola non riesce a capire. Ma riceve che non fa niente, basta che noi siamo contenti. Ma se fa notte pensa all'amore, pensa a Rosetta, scrive canzoni. C'è un'altra canzone che vuoi fare? A parte la finale, che il finale lo so già qual è. C'è un'altra canzone che vuoi fare? Che ci tieni a fare? Che ci tengo... Ci tengo a qualcosa. Tengo qualcosa, io lo chiedo a Piero Gallo. Piero, che altra canzone vuoi fare? Stamore. Perché lo guardi male che... Non ho capito. Dimmi. Sì, se non gli piace, dopo mi si arrabbia. Non si arrabbia, perché lui non si arrabbia mai. No, dice, ma perché? Proprio quella dovevi scegliere. Vai, facciamo la mano. Come? Si chiama Stamur. Beh, wow. Ma che dai? Ma te l'ha già spiegato, niente di meno. No, Stamore. Non mi scorre le parole, così te la spiego, non mi ricordo più la canzone, capito? Non me la ricordo. No, perché tu hai un determinato numero di parole da vedere in mente. Enzo Gragnaniello, Stamore. Ma fa paura Stamore, ma sta attaccando e viene, e a notte come fosse un mare, ma fonne troppo come ci può dare. Ma fa paura sta voce, quando mi parli pace, ma pace è come una carezza, ti passa, ti stringe e ti incatena. E allora voglio capire a dove va a farmi, quando si dice sì, che tu mi fai soffrire sotto su solo immagine. E allora voglio vedere se te ne importi me, quando ti sto cercando e tu non mi rispondi, e tu non mi rispondi.
casa amore, tenendo in mano il cuore, un cuore che si non lo stringe assai. E allora voglio capire a cosa va a fornire quando si dice sì a chi ti fa soffrire sotto a sto solo immagine. E allora voglio avere se te ne importa me quando ti sto cercando e tu non mi rispondi e tu non mi rispondi. Fa paura l'amore, tenendo in mano il cuore, mo cuore cambia più se non lo stringe assai. Sei ricordata bene, te la sei ricordata. Ci sono delle parole che me le sono dimenticate, però non fa niente, no? Senti, avete fatto un concerto a Napoli per la pace nella Striscia di Gaza? Sì, domenica, ed è stato veramente meraviglioso. C'erano molti artisti, molti musicisti, veramente tutti con un solo grido: pace, pace, e fermatevi, basta. Insomma, come al solito Napoli risponde per prima a queste ingiustizie, perché è stata questa cosa, questa è stata fatta solo a Napoli, e speriamo che insomma la faranno un po' in tutta Italia, perché è troppo quello che sta succedendo in Palestina, sulla Striscia di Gaza. Cioè, sono morti migliaia e migliaia di bambini, così inutilmente, senza un minimo di sensibilità. E non possiamo accettare questa cosa qui. Noi su questo pianeta non possiamo ammettere un eccidio del genere, una violenza così gratuita, senza, eppure su gente che hanno una loro religione, come si fa con la religione a uccidere? Ma ce l'hanno questo Dio? Io non capisco, sai, a volte, perché questo nemmeno il demonio fa queste cose, il demonio ti fa sbagliare per farti crescere, ma questi stanno facendo delle cose mostruose, che solo persone mostruose hanno il mostro, come se fossero entità che vengono da altre dimensioni, che si appropriano di queste persone deboli che hanno il potere e li fanno commettere queste cose allucinanti. Che non è possibile che un essere umano che è circondato dalle stelle, il mare, la bellezza, tutte quelle belle cose che abbiamo detto anche prima, arriva a questa fetenzia qui, insomma, questa... deve essere qualcosa, secondo me, parlando da, insomma, non è un linguaggio esoterico, non è nessun linguaggio esoterico, ma è un po' come esiste anche l'onda del telefono, tu non la vedi, no? Eppure va sul satellite e comunica da un
posto all'altro. C'è qualche onda, ma secondo me ci sono delle onde che si appropriano di questi personaggi vuoti, nell'oscurità, deboli, capite? Che per farli commettere queste cose, perché credimi, non è possibile vedere questi bambini morti per terra, non ce la faccio nemmeno a pensarlo. Tu in quell'occasione hai fatto una canzone tua che è diventata un classico della canzone italiana, cioè secondo me tra le 100 migliori canzoni in Italia c'è sicuramente anche questa, e la gente cantava tutta. Con me, quella che scrissi per Murolo e Mia Martini. Hai detto che la gente cantava tutta, che è stata una roba... Sì, ho cantato questa qui, no? Ma perché quella... Io a un certo punto, in quel momento, loro lo sanno, i miei collaboratori musicisti, che io quello che sento, quello faccio, quello dico. Allora io a un certo punto dico, c'erano 8.000 persone al Palais Partenope, io ho detto così, mi è venuto spontaneo, dissi, come si fa? È bello perché quando la canta se la ricorda, se la deve raccontare, si dimentica. Come si fa? Come? Non si ricorda con me. Io non lo aiuto, eh? No, sto pensando quello che io ho detto prima di cantarla. Dissi questo, fu bellissimo. Dissi, come si fa a addormentare l'anima che vola? Me lo dissi proprio come una cosa, come, capito? Come si fa a dare i tormenti all'anima che vuole volare? Lo dico pure in italiano, per farti capire che anche a te. Guarda che io l'avevo già capito. Sto scherzando, lo so. Com'è nata questa canzone? Ma quanto ci hai messo a fare come fa con me? Allora, con me proprio ci ho messo. Avevo già questa melodia, l'avevo. Poi Roberto Murolo stava facendo il disco degli 80 anni all'epoca, c'era questo produttore Nando Coppito che mi chiese a me se potevo scrivere una canzone per Roberto Murolo, e a me perché stava facendo un disco che cantava in coppia con altri artisti, anche con De André, eccetera eccetera. E a me mi venne anche l'idea di farlo cantare proprio con Mia Martini. Ho chiamato Mimì. Tu avevi già scritto Donne per Mimì? Io avevo scritto Donna. Avevamo già un rapporto di lavoro, facevamo già delle tournée insieme, eccetera. E quando Roberto Murolo stava facendo questo disco, mi viene questa cosa. Io avevo già un po' questa melodia. E a casa mi viene l'idea di Mia Martini, cioè lui, Roberto, con questa sua voce che sembrava il mare, no? Pensava al mare, e poi la tempesta, Mia Martini, no? Cioè Roberto che diceva delle frasi, no? Lui invitava a trascendere, andare a scendere sotto, che poi, vabbè, poi lui era troppo simpatico. E poi lei, che era la tempesta, che era, insomma, vedevo un quadro, ecco, e così scrissi questa canzone. Ho capito già, vuoi che io la canti, diciamo? Non io, tutti. Ok, allora la canterò senz'altro. Con me, Enzo Cragnagnello. Sì. Come si fa a te?
soltanto un Malaga ci sta, e può lasciare sto cuore sulla mia esami. Sagli con me e accomincia a cantare, si va in nota all'aria da, senza guardare tu continua a volare, mentre il vento ci porta là. A dove stanno le parole più belle e ti piglia per te imparare. Marco Caligiuri, Piero Gallo, Enzo Gragnaniello, tu sai che alla fine del programma noi metteremo una sigla del Roxy Bar storico e io ho scelto la tua prima apparizione al Roxy Bar, 28 maggio 94. Cosa potevi aver cantato? Non mi ricordo. Una cosa che riguardava il mondo. Aspetta, una cosa che riguardava il mondo, sì, era il 28 maggio, tu eri con Antonio Onorato e cantavi Un mondo che non c'è. Un mondo che non c'è, sì, mi ricordo, ma sai, mo, per esempio, ma ricordo proprio ciò. Ce l'abbiamo. Ah, vabbè, è bellissimo, Un mondo che non c'è. Canzone che non canto dal 94. Che poi è una canzone bellissima. Potresti riprendere? Lo so, ma ho scritto tante di quelle canzoni dopo, che insomma, però sta là, è importante che l'ho cantata da te, tu ce l'hai conservata. Certo. E allora, insomma, io dovrò fare un concerto e devo prendere tutti questi brani e fare un concerto nei teatri, perché questa è una canzone da cantare nei teatri, capito com'è? Bellissima. Volano con il vento un po' dei miei pensieri, vanno a cercare un posto per restare soli, anche la luna sta parlandomi di un mondo pieno di malinconia. Ma ricordi più. Ha una dolcezza di Enzo Gragnaniello, che ha fatto un album dove vedi poi la speranza, l'unione di cui si parlava prima. Nella copertina vedo proprio un disegno molto bello. Cosa hai fatto? Hai fatto un concorso tu? Sì, io. No, questi sono i ragazzi dell'Accademia Belle Arti di Napoli che hanno fatto questa copertina. Una commissione all'interno ha scelto
però vedo una cosa molto bella, ci sono dei rifiuti, però sopra c'è il sole. Beh, il sole è l'energia principale, cioè senza sole, voglio dire, noi che ci stiamo a fare? Il sole è una grande energia, magari somigliassimo un poco, cioè il sole, no? Prendi il sole, ti dà il calore, energia, non ti chiede niente. Noi per fare una lampada ci vogliono 5.000 lire, 10.000 lire. Cioè, no, vabbè. No, io vivo a Napoli, c'ho il sole, mi metto fuori al terrazzino e... Però voglio dire, il sole è importante, noi tutti dobbiamo un giorno diventare come il sole. Canti un mondo che non c'è, che è un mondo che non c'è, in pratica andare dentro a te stesso. Sì, canto un mondo che non c'è, un mondo, questo mondo fatto di apparenze, un mondo che con la banalità incorporata, come lo staring, il mondo che voglio vivere, e ogni tanto lo vivo dentro di me, è il mondo dell'essenza, della semplicità, il mondo vero, insomma, senza discriminazione, senza differenza di classe, senza insomma, un mondo vero, un mondo semplice, pulito, come sono pulite poi i fiori, no? Insomma, cioè noi se trimbi il cervello in testa, no? Non riusciamo a capire che dobbiamo imitare anche i fiori. Insomma. Cos'è a proposito degli alberi che crescono in testa, l'erba che cresce in testa? Chi te l'ha detto questa cosa? Dimmi sta cosa. No, no, a Napoli hanno fatto una specie di giocattolo, mettono la segatura, cioè la polvere del legno, in questo una specie di calza, no? E poi mettono dei semi, delle semente, si chiama la semente, in testa, insomma crescono l'erba. Vedi questo qui che dopo un mese fa i capelli così, i capelli verdi, e lo chiamano sarchiapuni, insomma è divertente perché è poi... una cosa vera. Sì, una cosa vera, ormai la vendono tutta Napoli. Cioè, c'hanno l'erba in testa? L'erba in testa, sì, una testa di... è una testa che si annaffia, si mette in un piatto con l'acqua e poi lo lasci per 15 giorni. E dopodiché crescono questi fili d'erba. Non lo so, un mondo che non c'è, una canzone dolce che canta... ma chi me l'ha fatto fare di chiedergli dell'erba in testa? Enzo Granagnello! Solo io ho guardato dentro me, restando solo io ho guardato intorno a me, resto solo io. Stiamo vivendo qui nel mondo che non c'è. Passano gli anni qui nel mondo che non c'è. Qui dove si canta l'amore, si vede gente che rimane sola, sono solo anch'io a cercare dentro me, resto solo io a guardare intorno a me. Gocce d'acqua diventare laghi per dissetare piccoli animali. Ho visto un uomo stringere tesori nel mondo che non c'è, che non c'è. Oh, 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 oh.
cercare dentro me, resto solo io, a guardare intorno a me, gocce d'acqua a diventare laghi, per dissetare piccoli animali, ho visto un uomo stringere tesori nel mondo che non c'è. Stando solo io.